sono uno dei 7 lavoratori della Marcegaglia che sapete tutti da 15 giorni occupavano la casa del padrone, non era proprio la casa, erano gli uffici di rappresentanza della Marcegaglia qui a Milano, 15 giorni di lotta dura di questi 7 operai, assieme ad una importantissima partecipazione e organizzazione del conflitto fuori dall'occupazione da parte di tantissime e tantissime solidali con noi, ci ha portato ad ottenere un risultato importante in un'azienda in cui storicamente nessuna vertenza sindacale vera è arrivata a raggiungere risultati, ma anzi ha peggiorato le condizioni dei lavoratori. Per la prima volta in 45 anni di storia della Marcegaglia, la lotta durissima dei lavoratori che con forza e determinazione e grandissima radicalità gli hanno occupato casa sua è finita con un risultato positivo per i lavoratori. Ci ritroviamo con i lavoratori, con i 7 lavoratori della Marcegaglia sotto gli uffici della prefettura a Milano. Oggi c'è stato l'incontro, qual è l'esito? Fondamentalmente abbiamo garantito 3 posti di lavoro per 3 dei nostri compagni di lavoro, per gli altri 4 abbiamo ottenuto un risarcimento economico per il fatto che non abbiamo più un lavoro. Il fatto che 7 lavoratori con la loro unità, con la loro determinazione, con la loro organizzazione, con il sostegno di 2 organizzazioni sindacali che storicamente fanno fatica a parlare fra di loro e che in questa lotta sono state, diciamo così, costrette a condividere la battaglia, e con l'ampio sostegno che c'è stato di decine e decine di compagni e compagne che hanno animato tutto il giorno il presidio che si è costruito davanti all'occupazione degli uffici di Viale della Casa, il nostro risultato è un grandissimo risultato, perché 7 piccoli operai hanno sgretolato un muro enorme che era costituito da uno dei massimi rappresentanti del capitalismo italiano e internazionale. Visto l'esperienza che avete fatto, che è un po' singolare in Italia, dove tutto si divide, appunto che 2 sindacati, uno di base e uno confederale, abbiano dialogato ovviamente sotto la vostra spinta e la vostra richiesta. Credi che sia questo il limite dell'Italia dal punto di vista delle battaglie sul lavoro? Uno che c'ha ragione, cioè che uno dei problemi più grossi che abbiamo in Italia è la frantumazione totale di tutto il movimento sindacale e del movimento di classe in generale anche nella sua espressione politica. In Italia abbiamo 18 partiti comunisti, 34 partiti anticapitalisti, collettivi, associazioni, sigle, centri sociali, gruppi, eccetera, 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 tutti che hanno grandi prospettive nella loro testa, ma che poi alla fine si scontrano con una realtà di mobilitazione che è veramente scarsa. Per cui uno dei problemi sicuramente più grossi che c'è in Italia è l'assenza di punti di riferimento per le lotte. Io penso però, e noi tutti pensiamo dall'esperienza che abbiamo fatto, che l'unità non si conquista attraverso il dialogo fra le organizzazioni sindacali, ma che è la lotta attraverso la sua chiarezza di obiettivi e l'unità che la lotta stessa esprime, perché noi qua siamo 7 teste diverse, 7 problematiche diverse, e resistere a un padrone di questo tipo per 2 anni e mezzo insieme non era una cosa per niente scontata. Attorno alla chiarezza degli obiettivi delle lotte è la strada che dal nostro punto di vista bisogna percorrere per rilanciare una forza di classe nel nostro paese che attualmente non c'è. Tutti quanti dicono bisogna fare come la Francia, bisogna fare come la Francia, bisogna fare come la Francia. Facciamo come la Francia se ci mettiamo tutti insieme, non sulle chiacchiere e sui dialoghi dei gruppi dirigenti, ma sulla base delle lotte che esprimono i lavoratori e le lavoratrici a partire dalle loro condizioni.